Lo scorso 20 aprile, Apple ha tenuto il suo ormai consueto evento presentando i nuovi iPad Pro ed i nuovi iMac, fattore comune il processore M1. Ormai mancano all'appello solo poche macchine per completare la transizione annunciata l'anno scorso e che vedremo quasi certamente completarsi entro quest'autunno. I nuovi iMac sono bellissimi, colorati ed ultra sottili, ma il vero protagonista è certamente il nuovo iPad Pro. La tanto agognata convergenza, Apple la sta facendo a modo suo, partendo dall'interno e lasciandosi software alla fine. Il sistema operativo, infatti, è l'ultimo tassello che manca ad iPad per rendersi completamente autonomo dal fratello maggiore MacBook, che di maggiore oramai ha solo dimensioni e peso. Ma qual è la direzione che Apple vede per il suo ultimo prodotto? Difficile dirlo. Quello che appare ovvio è che non sembra ci sia una volontà da parte di Apple di convergenze stile Microsoft tra tablet e desktop. Perché se così fosse l'avremmo già vista da tempo. Sino ad ora l'esperienza su un iPad è rimasta una sorta di giardino incontaminato, in cui è bello rifugiarsi al riparo dalle continue distrazioni della moltitudine di finestre attive sul Mac. Non sono certo di essere preparato e volere davvero un futuro in cui iPad coincida con l'esperienza attuale del mio Mac. Vedremo come Apple completerà la convergenza, partita dal profondo, il processore appunto, è destinata a rivoluzionare ancora una volta le nostre abitudini. Il nuovo iPad ha tanta potenza da vendere e sono certo che Apple saprà sfruttarla al meglio.